Salve ragazzi e bentornati nella Nuzlocke Challenge a Pokémon Nero 2 e ben ritrovati qui a Sciroccopoli. Di fronte abbiamo Andy e Thorn oggi ragazzi. Abbiamo Andy e Thorn. Sì cazzo. Dovremo batterli in una lotta in doppio con la nostra amica, ovvero il personaggio femminile di Pokémon Nero e Bianco 2, di cui praticamente non mi ricordo manco il nome. Quindi niente. Basterà parlare con lei per avviare automaticamente la sfida. Ci dice che Andy e Thorn, va bene, sono i capi metro di Sciroccopoli e che gli avevano dato una piccola opportunità di una lotta insieme a lei. Infatti, per l'appunto, stava cercando un partner per una lotta in doppio. E chi non è meglio se non noi? Quindi niente. Andy e Thorn si preparano. E la sfida parte. Perfetto. Parte la sfida di Andy e Thorn Capimetro. Mettono in campo Empoleon e Lucario. Wow. Allora, noi abbiamo il mio cast form, ovvero Meteo e Skiplum. Il che vuol dire che Lucario si acchiapperà un bel pirolancio. Sì. Sbam. Attacchiamo anche per primi ed è ottimissimo. Semebomba su Empoleon che fa già dai qualche piccolo danno. Oh mio Dio, Lucario usa fuoco blu. Bruttissimo colpo per Skiplum. Non glielo auguro a nessun altro. E niente. Rina. Ah, si chiama Rina. Rina manda Clefairy. E cosa facciamo? Usiamo un altro pirolancio per sicurezza. Ok. Via Lucario. Perfetto. Meno uno a cui potrebbe fare danno. O che potrebbe farmi danno. Questo qui che mi usa tipo idrondate mi fa un brutto colpo. Grazie quindi. Mo che facciamo? Che facciamo? Io ho paura di un altro brutto colpo. Non si sa mai tipo... Meglio prevenire che curare. In questo caso meglio curare che prevenire. Sì, appunto. Usiamo una bella acqua fresca su Meteo. E via. Idrondata, stavolta attacca Clefairy e noi siamo a posto. Tecnobotto, continua Clefairy ad attaccare l'Empoleon avversario. Dopodiché cosa facciamo? Tripletta, idem facciata, non sono efficaci, idem coda drago. Quindi come cazzo l'attacco? Pirolancio lo stesso. Facciamo facciata, magari fa stab. Shbam. Appunto. Perfetto. Brutto colpo. Abbiamo vinto sui capi metro. Yuppie, yay. Quindi niente. Signori. Cosa abbiamo da fare adesso? Complimenti, la combinazione di Pokémon che avete escogitato era davvero geniale. Io, Thorn, ho perso. Però è stato un vero piacere, spero di rivederti presto. Sì, lo spero vivamente anch'io, un'altra memorabile lotta sui treni ci aspetta. E ora, partenza! La loro vita è un treno. Come si dice, passa continuamente. Sono troppo forti, i capimetro hanno una potenza degna della loro reputazione. Mi allenerò per diventare più forte e un giorno li sfiderò di nuovo. Grazie Dark, accetta questo pensierino. Wow, otteniamo il registradati, praticamente. Ci spiega cos'è il registradati, ma noi lo sappiamo già perché non siamo così nabbi. Perfetto! Adesso cosa dobbiamo fare? Anzi, andiamo a curare i nostri Pokémon, intanto. Come prima cosa. Dopodiché, andiamo a battere Camellia, ragazzi, sì. Cioè l'unica cosa da fare qui a Sciroccopoli è questa. Nient'altro. Oltre al fatto di perdere un Charmeleon con generatore V ed eruzione. Però quelli sono solamente dettagli, eh. Non fateci caso. Perfetto. Allora, per il resto, oh, perfetto, qui da Sciroccopoli troviamo le iperpozioni. Qualcosa in più. Quindi ne compriamo 5. Sì, dai. 5. I revitalizzanti sono alquanto inutili perché tanto non possiamo riportare in vita i nostri Pokémon. Per cui, sti gran cazzi.
Compriamo anche delle mega ball per dopo, non si sa mai. Perché tanto dobbiamo uscire fuori da Sciroccopoli. Fuori da Sciroccopoli troveremo un percorso. Quindi magari proverò qualche nuova cattura lì. Se non sono così sfigato. Ah. Allora, andando a destra da Sciroccopoli troveremo un Pichu e un Pikachu gigante. È la ex palestra di Camelia. Quindi montagne russe. Beltà splendente, ex palestra di Sciroccopoli. Noi non c'entriamo nemmeno, ragazzi, perché Camellia non è lì e si trovano due allenatori precisi. Quindi la vedo alquanto inutile scalare tutte quante quelle montagne russe, perché per due allenatori che alla fin fine possiedono soltanto un Pokémon. Inoltre, qui troveremo un revitalizzante, ma non ce ne facciamo nulla comunque. Qui c'è un distributore. Prendiamo niente. Perché ho cliccato lì? I'm a genius. Qui c'è la ruota panoramica. E qui la palestra di Camelia. Oddio, forse dobbiamo prima entrare là. No, ok, dobbiamo entrare là. Che poi alla fine è tutto un troll, ragazzi, sì. Tutta una presa per il culo. Vabbè, entriamo qui dentro. Toh, via. Sapete poi quali sono gli allenatori? Sono gli allenatori quelli là che ti vengono incontro quando scendi dalla rotaia. C'è proprio schifo. Pokémon merdosi, tra l'altro. Oddio, no. Ok, prendiamo il vagone che è meglio. Stavo per cambiare un attimo Pokémon. Facciamo adesso, dai. Cambiamo meteo con Pulsar, sì. Che poi tra l'altro devo farlo evolvere in... Vedete, lui non ci sfida. Dicevo che poi tra l'altro devo farlo evolvere in Sheldon. In Sheldon, oddio, cosa sto dicendo? In... come caspita si chiamava l'evoluzione, oh mio Dio. Era Sheldon, no? Ok. Rolando Elegantone mette in campo Maitiena. Sto ancora pensando a dove tipo mi è venuto Sheldon in mente. Doppio colpo. Maitiena usa riflesso. Ok, si è praticamente difeso. Quindi prova a riusare di nuovo doppio colpo. Questo l'avevo mandato KO. Vabbè, fa niente. Dai. Acceleratore di Maitiena. Ottima come abilità, fantastico. Un Maitiena con acceleratore. Davvero figo. E che già voce, evita l'attacco. Acceleratore, aumenta ancora la velocità. Wow, è fantastico. Usiamo il doppio colpo un'altra volta. Perfetto, via. Via Maitiena. Senza darsi così tante arie, ok? Pulsar sale al 28 e abbiamo avuto la meglio contro Rolando Elegantone. Il tuo stile di lotta è chic. Che modi. Allora? Questo vagone? Eccolo qua. Perfetto, adesso ci dovrebbe essere. Sì, appunto, ecco. Sbam, mega discesa. Cambiamo direzione. Ok, qui ci dovrebbe essere, appunto, eccola. L'altra allenatrice, che poi sono soltanto due. Quello lì e questa qui. Mi sono allenato con Camelia in persona, praticamente non posso perdere. Suppongo Colette Lady. Suppongo sia una grandissima allenatrice. Possiede un Scrafty. Ok. Ok, ok. Doppio colpo, vai. No, evita l'attacco. Legnicorno, eh. Di nuovo doppio colpo. Dai. Sbam, perfetto. Nero Pulsar. Ehi là.
Doppio colpo, dai. Aia, sbigo attacco. No! No! Pulsar. No! Ragazzi, il mio Pulsar. Dai, ma però che palle. Cioè, io non mi aspettavo sto sbigo attacco. Sclero in ogni episodio. Mio Dio, non ce la faccio più. Perché ho iniziato una Nuzlocke sul mio canale? Perché? Perché? Niente paura. Allora, mi ha distrutto i sogni. Volevo avere un Salamence. Non ce l'ho più. Non lo avrò mai più. E pensare che ho catturato Pulsar soltanto nella scorsa parte. Mi sento un nabbo. Vabbè, fa niente, dai. Si continua. Che amarezza. Che amarezza. Eterelama, dai. Davvero che amarezza, oh. Ma dai, che schifo, però. E pensare che dentro questa cazzo di palestra non ci voleva entrare. Brutta puttana troia, mi ha eliminato un Pokémon. Che palle. Adesso perché per arrivare fin qui e parlare con sta troia qui, eh? È un peccato che tu abbia fatto tutta questa strada per incontrare il capo palestra. Ha appena cambiato palestra. No, davvero. Prendi, è un regalino per tutta la strada fatta. E anche un Pokémon eliminato. Perché? Per uno schifosissimo antiparalisi. Grazie mille. Porca... Lasciamo stare, va. Ok. Tra l'altro questo qui è il mio primo Pokémon che viene eliminato in una Nuzlocke. Quindi non dovrò praticamente usarlo. Dovrò liberarlo in qualche modo. Cioè, sì. Quindi ritorniamo al centro Pokémon per dare una curatina ai nostri Pokémon ed eliminare. Non lo voglio dire. Ed eliminare Pulsar. No. Che palle. E vabbè. Sposta Pokémon. Addio Pulsar. No. Poveretto. Mi mancherai. Piange. E vabbè. C'est la vie. Fa niente. Tanto adesso c'è il nuovo percorso. Effettivamente poteva avere un Pokémon molto ma molto più forte, però... Palle. Effettivamente è proprio da qui che i giochi si fanno più duri. La Nuzlocke è questo. È tipo... godere, ma soffrire al tempo stesso. Genio chi l'ha inventata. Allo stesso tempo stronzo, però. Vabbè. Fa lo stesso. Allora, da questa parte allora abbiamo la palestra. La palestra di Sciroccopoli. Quel bastardo si è tolto. Eccolo qui. E allora, siamo riusciti a sorprenderti? No, no che non lo siete. Come vedi, questa palestra ospita una passerella per sfilate all'ultima moda. Ma intanto prendi questo regalino. Ottiene acqua fresca. Ma sbattetela in faccia. O per meglio dire, ficcatela in culo. Ti do il benvenuto alla palestra di Sciroccopoli. I Pokémon e allenatori stanno per dare inizio a una splendida lotta accompagnata da una sfilata di moda. Bene. Ok. Parte la sfida di Tesla bellezza. Che snob. Allora, B-Sharp, eh? Pronto a un mio... pirolancio, suppongo. Sbigo attacco. La mossa che mi ha mandato KO. E che mi stava per rimandare KO. Odio profondo per questa mossa. Madonna. Mo che faccio? Acqua fresca.
Vai. Riprendiamo punti vita. Usa ferrartigli. Riattacchiamo con... No, facciamo facciata. Facciamo facciata è un po' strano. Facciata via B-Sharp. Livello 38 meteo. Ok. Ce la possiamo fare. Niente impossibile. Ok, di nuovo acqua fresca su meteo. Ti vendicherò, Pulsar. Furto. E che furto. Pronto ad un altro pirolancio? Yeah. Yeah, bitch. Vai, via Sneasel, ok. Ok. Ci siamo, ci siamo. La gente applaude. Adesso, cosa bisogna fare? Abbiamo le iperpozioni qui. Ci restituiscono 200 PS, quindi è meglio usarne una che ce ne restituisce 56. Beh, effettivamente usando un'acqua fresca che ne restituisce 50, forse era meglio usare quella. Lasciarne 6 non faceva male. Però vabbè, dai. Bene. Il gioco si fa ancora più duro. Abbiamo altre allenatrici da battere più avanti. Eccone qui un'altra. Che poi tra l'altro è sempre la stessa. Spero... No, penso sia sempre la stessa. Boh. Sei anche tu un allenatore alla moda? Forza, prova a sorprendermi. Yeah, bitch, lo farò subito. Vai. Fremia bellezza, sì, è un'altra. Krokorok, eh? Krokorok. Vai con meteo. Spaccherò i culi con meteo. Allora, facciamo no pirolancio, tripletta, vai. Madonna che danno. Me piace. Sandile, ovvero la prima evoluzione di Krokorok. Quindi dovrei farlo fuori in un attimo. Facciamo facciata. Facciamo facciata. È sempre quel solito gioco di parole stupido. Bene. Vinciamo su quest'altra bellezza. Tra virgolette. Ha i capelli che sembra un cono gelato. Bene, non abbiamo nulla da curare. Rieccola qua. Anzi, un'altra. Lo spettacolo sta per terminare. Vediamo se hai stoffa per salire sulla passerella insieme a Camelia. Oh, ma che snob. Due Pokémon sempre... Sempre comunque. Stanchi. Sempre a livello 27. Stanchi con sabbia e fiume. Wow. Tripletta. Sì sì, mossa top. Mossa top della giornata, oserei dire, dato che manda KO tutti. Hunchcrow, salve! Uccellaccio del malaugurio. Io direi di fare facciata. Sì sì. È tipo una sorta di attacco stab. Sbam, sbam. Gliele do. Vai con tripletta. Oh yeah. E dai. Via Hunchcrow. Dai, col livello 39. Bella meteo. Ok, meteo è il più forte. Scandaloso. Cioè, io che all'inizio non volevo nemmeno catturarlo. Si sta rivelando una bomba. Ok, ragazzi. Lì ci sta Camelia. Ciao, carissima. La più snob. Chissà che Pokémon avrà. Sono curioso. Vai, proviamo. Ti do il benvenuto su questo palco. Ora potremo giudicare quali Pokémon sono i più brillanti. Saranno i miei o i tuoi? Vedete? Cioè, ispira botte. Dipende dove, però. Ok. Darkrai. Aspetta un attimo. Stai scherzando. Camelia. Scusa, non volevo. Stai scherzando, Darkrai, oddio. No, non ce la faccio, no. Troppo difficile, spero che non sia così.
Proviamo con tripletta. No, vuoto tetro no. Incominciamo con queste mosse, non andiamo per niente bene. Che devo fare? Provocazione. Non ho intenzione di usare altre mosse al di fuori, tipo di mosse curative, eccetera, eccetera. Spero abbia soltanto sgranocchio. Mi rimangio ciò che ho detto. Sad Dark. Sgranocchio, ancora una volta. Ok, tripletta. Tripletta, tripletta, dai. Madonna che danno. Ok, ci siamo, dai. Niente male, niente male. Bravo Meteo. Continua così, Meteo. Adesso siamo in iperpozione per non perdere, Meteo. Direi. Darkrai usa morso. Facciamo facciata, facciata. Ok, provocazione, il top, bravissimo. Facciata, suca. Benissimo. Scusate il mio modo di gasarmi, ma ragazzi, sono incontenibile. Vorrebbe apprendere turbine, ma lasciamo stare. Vorrebbe apprendere leggimente, ma lasciamo stare. Che merda di mosse. Vorrebbe imparare sbadiglio, ma non lasciamo stare, perché voglio fargliela apprendere in qualche modo. Sbadiglio, dai, è qualcosa di coinvolgente. Ricordate il suono. Facciata, tripletta. Facciata tripletta è una. Tipo una. Una combinazione perfetta. Pirolancio mi serve. Cazzo. Codadrago pure. Codadrago è la mossa con cui l'ho trovato. Quindi forse è meglio non rovinarlo. No, dai. Va bene così. Weavile. Il secondo Pokémon. Ci va giù pesante, eh? Fortunatamente ho Pirolancio, quindi. Oddio, Fortuncanto. Fortuncanto è pesante, ragazzi. Fortuncanto no. Mi devo muovere. Sapete che vuol dire? Ok, Scrafty. No, Scrafty. Miseriaccia. Allora, per evitare danni superficiali, dovevo mettere Farfi. Prova a metterlo adesso. C'è Ultimo Canto, mi devo muovere. Legnicorno, non è molto efficace. Etere Lama, dai. Sbigo attacco. Etere Lama. No! Dai, adesso si curerà sicuramente. Appunto, iperpozione. Etere Lama. Etere Lama. A bomba. Dai, brutto colpo. Pezzo di merda. Dovrei attaccare per primo. Etere Lama. Sì, cazzo. Ok. Oh. Hai avuto la meglio su Camellia. Non potete capire come mi sto rilassando in questo modo. In questo momento, anzi. Wow, devo ammettere che sono sorpresa. Sei un allenatore proprio incredibile. Il tuo stile di lotta, poi, è così accattivante che mi ha lasciato senza parole. Tieni. Wow, otteniamo la quarta medaglia. Ce l'abbiamo fatta. Allora, è già un miracolo che io non abbia perso altri Pokémon. Ripeto, mi dispiace per Pulsar, ma non ci posso far nulla. È così la Nuzlocke. Otteniamo la MT72 che contiene garanzia. Quando in realtà doveva contenere Invertivolt, ma vabbè. Possiamo uscire dalla palestra? Sì. Ancora? Ok, dobbiamo uscire insieme. Dark, che stile elettrizzante! Oh my god! Ma non rompete i coglioni, va. Ok, posso andare adesso? TVB Camellia. Bene. Siamo fuori dalla palestra di Sciroccopoli. Anche senza un membro che ricorderemo tantissimo e inesorabilmente, continueremo pur sempre la nostra Nuzlocke. La nostra avventura continua. E non smetterà mai di continuare. Almeno per ora. Quindi niente ragazzi, io concludo qui l'episodio di oggi. Vi
vi ringrazio per la visione. Sicuramente arriveranno un sacco di commenti inerenti a Pulsar, ma mi dispiace un sacco. Nella prossima parte probabilmente usciremo da Sciroccopoli e ci avvieremo per il nuovo percorso. Chissà se in quel percorso ci saranno dei nuovi Pokémon da catturare, magari più potenti di Pulsar, in memoria di lui. Ciao a tutti!